dalla sabbia. Giuseppe, che ha 92 anni, grandissimo padre. È grande la nostra gioia vedendo lei seduto qui, alla mensa della comunità di Sant'Egidio, commensale e amico di questo popolo particolare che qui ha una casa. Qui mangiano ogni giorno circa 1000 persone in vari turni, spesso persone ferite da una vita dura, specie con la crisi economica. Ma Padre Santo, non siamo tutti feriti dalla vita, dal bene non fatto e dal male scelto? Ma da queste diverse ferite scaturisce il bisogno di amore, dare e ricevere amore. Così, attorno a questi tavoli si forma una famiglia, non si mangia solo, si parla, si diventa amici in una cornice non grigia ma bella, perché bella è la famiglia in cui riceve la dignità di fratello chi ha fame, sete, non a caso è straniero. Padre Santo, la sua presenza è un dono immenso. È la prima volta nei tempi moderni che un Papa si reca a mangiare in un ambiente dove vanno a mangiare le persone con cui i ricchi, gli importanti, i sapienti, i televisivi non condividono la mensa. Possa l'angelo del Signore, che certo oggi è tra noi, anche se noi non lo conosciamo, possa proteggerla sempre e accompagnare i passi del suo pontificato per il bene della Chiesa, per il bene di questo nostro mondo, per il bene della sua venerata e tanto amata persona. Ad multos annos auguri. Per me è un'esperienza commovente di essere con voi, di essere qui nella famiglia di Sant'Egidio, di essere con gli amici di Gesù, perché Gesù ama proprio le persone sofferenti, le persone con difficoltà e vuole averle come i suoi fratelli e sorelle. Grazie per questa possibilità. Ecco, durante il pranzo ho ascoltato storie dolorose e cariche di umanità, anche storia di un amore trovato qui. Sono qui tra voi per dirvi che vi sono vicino e vi voglio bene e che le vostre persone e le vostre vicende non sono lontane dai miei pensieri, ma al centro e nel cuore della comunità dei credenti e così anche nel mio cuore. Sono venuto tra voi proprio nella festa della Santa Famiglia, perché in un certo senso essa vi assomiglia. Infatti anche la famiglia di Gesù, fin dai suoi primi passi, ha incontrato difficoltà. Ha vissuto il disagio di non trovare ospitalità. Fu costretta ad emigrare in Egitto per la violenza del re Erode. Voi sapete bene che cosa significa difficoltà, ma avete qui qualcuno che vi vuol bene, vi aiuta. Anzi, qualcuno qui ha trovato la sua famiglia. Come San Lorenzo, diacono della Chiesa a Roma, quando i magistrati romani di quel tempo lo chiedero di mostrare, di donare i tesori della Chiesa, ha mostrato i poveri della Chiesa di Roma come il vero tesoro della Chiesa. Possiamo riprendere questo gesto di San Lorenzo e dire che voi siete proprio il tesoro della Chiesa. Amare e servire
dona la gioia del Signore che ci dice: si è più beati nel dare che nel ricevere. Invoco la protezione della Vergine della Visitazione, colei che ci insegna ad andare in fretta verso i bisogni dei fratelli, e con affetto tutti vi benedico. Grazie. Grazie per il lavoro che qui ha fatto. La lingua è realmente la chiave per l'integrazione, per vivere insieme, per essere una famiglia, e nella lingua si nasconde tutta la cultura, una storia di cultura e anche un futuro della cultura. Perciò sono molto grato che San Cidio qui offre questa possibilità di entrare nella ricchezza di una lingua così grande come quella italiana. Grazie a tutti voi, un buon anno a tutti. Grazie. Voi. Grazie. Santo, vorremmo che scoprisse una targa in ricordo di questa giornata. Come no? Una visita del Papa qui deve restare. Nella mezza dei poveri e nella lingua. Il pane e parola. È un fatto storico. Fatto storico il vostro lavoro. Grazie. Grazie. Cari fratelli e sorelle, rivolgo i più calorosi auguri a voi che non siete potuti entrare, ma che avete preso parte a questo incontro dall'esterno, mi dicono già da un'ora o due. Grazie. Impegnatevi perché nessuno sia solo, nessuno sia emarginato, nessuno sia abbandonato. Grazie a tutti voi, buone feste, buon anno. Grazie per la sua presenza di questo grande dono. Ci vediamo alla Sinagoga. Grazie.